Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Guardate che spettacolo, eh? Noi abbiamo qui sul tavolo dei galletti, ovviamente già puliti, erano molto sporchi, quindi l'ho dovuto un po' massacrare, poverini, e dei funghi porcini, veramente, veramente belli. Ovviamente abbiamo anche l'olio del gruppo Caro, che sulla nostra tavola ormai è diventato il nostro partner ufficiale in qualsiasi ricetta, Beh, anche dolce. rende tutto più buono. Esatto, e due spicchi d'aglio nonché del peperoncino, ma qua giù abbiamo due belle fette di carne. Ragazzi, io vi metto in info box le informazioni per ricevere quest'olio a casa. Dategli un'occhiata perché ha un prezzo, con questa qualità, il prezzo è straordinario. E poi mettete anche un bel like a questo video. E magari iscrivetevi al nostro canale, che non fa male, eh? Mai Non fa male. male. Dicevo, abbiamo due belle fette di carne prese dal nostro macellaio di fiducia e che poi dopo lui ce le confeziona sempre col vassoietto per far sì che poi si mantengano fresche nel tempo, ma figurati, noi le facciamo al volo, ecco come ce Certo. le dà, fatte. Allora, dicevamo, che cosa facciamo questa sera? Facciamo due belle bistecche, visto che la tagliata non c'era, due belle bistecche ai funghi porcini. I galletti mi serviranno per un'altra ricetta, quindi questi cancellateli, focalizzatevi sui funghi porcini. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente prendere una padella. Una padella ho trovato! È È apparsa. apparsa la padella. E andiamo a mettere lo spicchio d'aglio, ovviamente decorticato, cioè tolta la pellicina. Tanti lo schiacciano anche con la mano e poi dopo lo buttano dentro la padella. Sì, per carità, però a me dà fastidio l'idea che ci fosse la pellicina fuori in cottura. Metto un bel giro triplo di olio perché i funghi, come so, voi sicuramente ben sapete, vanno a rubare parecchio olio. Faccio soffriggere un pochino lo spicchio d'aglio e faccio a pezzetti i nostri funghi porcini, va bene? Ne lascio un paio per decorazione. Ci vediamo tra un po'. Allora, l'aglio come vedete è dorato, quindi lo vado a togliere e vado a mettere i nostri funghi. Ecco qua. Abbasso al minimo il fuoco, metto un po' di sale, diciamo un bel pizzicotto, ma poi aggiustate sempre il sale successivamente, mi raccomando, e vado a dare una mescolata così si insaporiscono per bene tutti quanti. A questo punto aggiungo anche il peperoncino. Quanto? Dipende A quanto, piacere questo vino. esatto, dipende quanto vi piace il peperoncino E se vi piace. e se vi piace, se no potete anche non metterlo. Una puntina perché di cucchiaino questo è più che sufficiente, considerato che l'ultima volta ci si sono staccate le labbra per quanto La carne all'ultimo va cotta, era forte. vero? Assolutamente sì. La carne va fatta alla griglia, Certo. ok? Non in, oppure se vi piace fatta in padella, cotta nel burro, per carità, va bene anche così, eh? Guardate, ci vogliono pochissimi minuti. Io adesso li lascio qua a macerare un pochino e ci rivediamo, io direi tra 6-7 minuti, non di più. Mi raccomando, girateli di continuo. A dopo. A dopo. Eccoci qua, e adesso andiamo a cuocere le nostre bistecche. Ho messo un pezzo di burro, vi assicuro che dovete provare a cuocerle così. A me piace così, ragazzi. Se a voi non piace, non se lo mettete. Esatto, non ce lo mettete. Fatele senza olio, senza niente. E insaporitele in questo modo.
Poi ognuno la fa o al sangue, o ben cotta, o media, come esatto. Preferisce. Non le faremo al sangue. Ora andrò a cuocere, l'andrò a sigillare bene su ogni lato e poi andrò ad aggiungere del sale Maldon, ma se preferite ovviamente potete mettere il sale normale e un pochino di pepe, ma quello lo metto subito. Guardate quest'altra bistecca che non sembra la Sicilia. Uguale. Vado a controllare. No. E la lasciamo ancora. Fino a che non fa proprio una bella crosticina. Ci vediamo a bistecca pronta. Da un lato e dall'altro, mi raccomando. Eccola pronta. Vedete qui com'è bella croccante. Adesso qua l'abbiamo ricoperta con i funghi perché giustamente è una tagliata con i porcini. Cottura perfetta, ragazzi. Cottura perfetta, guardate. Eccola qui. A me piace così. No, no, e beh, in realtà va così. Morbidissima. Morbidissima, tenerissima. Provate a farla col burro, vi assicuro che viene spettacolare. E noi abbiamo messo poi del sale Maldon. A questo punto... Manca l'assaggio. Manca l'assaggio. Dice che è buona. Si scioglie in bocca. Sì, sì. Beh, ma il nostro macellaio è fantastico, eh? Assaggialo anche tu. E certo, questo assaggio sì. La voglia ce l'avevo io. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao.